Bentornati su New Retro. Questa volta proviamo un gioco per Commodore 64 che deve ancora uscire nel momento in cui sto registrando, che si chiama Alone and Dangerous. Da solo è pericoloso. Questa è la seconda demo che esce di sto gioco, che al momento in cui sto registrando ancora non è uscito. Quindi andiamo a vederlo. Sembra un po' Zelda. La musica è bella. Me l'alzo pure un po'. Ma tipo, no, è uno Zelda Indiana Jones. La musica è bellissima. Per favore, prendi la mia spada. Dice, è come cosa? Come in Zelda quando c'è. Il nostro omino è piccolissimo. Mi sai dare sta spada? Non me la dà? Non riesco a prendere. Facciamo spazio. Questi sono gli oggetti. Armi zero. La musica è bellissima. Fammi rientrare. Per favore, prendi la mia spada per essere protetto. Mentre invece su Nintendo Zelda Nintendo, il vecchietto diceva, il saggio diceva, è pericoloso andare da solo, prendi la spada. Una cosa del genere. Ecco, oh, finalmente, dammi sta cazzo di spada. Presa la spada. Ma non me la dà. C'è ancora qualche bug nel gioco, eh? Ma siccome si era aperto. Si era aperto, ma se riuso. Perché la spada. Ecco, ce l'ho la spada, ecco. Pare un bastone, però. Funziona malissimo il gioco, regalo, lo devono sistemare, secondo me. Ah, ecco, è tipo la spada di Zelda. Però mi ricorda quel gioco che si chiamava Pixel Hero per PlayStation 3, era bellissimo, dove c'era il cavaliere che tu facevi che prendeva una spada fatta di pixel sempre più grande man mano che la potenziavi. Alla fine c'avevi una spada che era grande tutto lo schermo quando la sparavi. Il gioco era fantastico. Poi lo dovrò portare sul canale perché era bellissimo il gioco. Ce l'ho su PlayStation 3 fisico. C'è tipo un castello con un blob davanti. Ma è un dungeon quello? È una specie di Zelda Indiana Jones questo, eh. Sto caricando le fogne, dice. Mazza, che caciara che fa sto gioco! Ok, insomma, velocizzando il caricamento. Eccolo. Siamo nelle fogne. Questo è tipo il dungeon. Invece di essere c'è il dungeon, ci stanno le fogne qua. Allora, se rocce gli possiamo sparare. Vediamo un po' se possiamo distruggere le rocce. La musica è bellissima, ragazzi. Spero che si senta bene. Vediamo qua che c'è. Qua è chiuso, c'è il fiume di fogna. Ci sono due sorcioni. Se sistemano i bug. Allora, là a destra non ci possiamo andare perché c'è il fiume di fogna. Cioè, c'è la fogna che esce dal tubo. No, pure qua non si può andare, raga. Niente, bisogna trovare il modo di chiudere queste valvole, se no non si può proseguire. Ma qua non si va. Però su c'è una valvola, vedo un po' se si può premere. Allora, sì, massi non si possono. Niente, non va. Mi sa che nelle fogne per ora non ci possiamo andare, dobbiamo trovare il modo di chiudere queste valvole. La musica è bellissima. Ok, qua purtroppo devo velocizzare. Sta caricando l'overworld, rieccoci qua. Magari c'è un passaggio segreto qua, no? Qua c'è un fiume. No, i ragni! Ah, i nemici respawnano, eh. Prima è tornato. No, guardate come scatta. Allora, gli sprites sono fatti col truffo, quel famoso trucco di cui vi ho parlato tempo fa. Che sovrapporre uno sprite monocromatico a uno colorato. In questo modo si ottengono degli sprite enormemente più dettagliati. Questa tecnica era stata utilizzata anche nel gioco quello Shades per Commodore 64, ricordate? Però lì non c'erano i bordi, era fatto tipo sti blob che erano semplicemente sprite monocromatici uno sopra l'altro. Ah, scheletrone! Guarda quanto è definito, però! Cioè, gli sprite sono ultra definiti, perché sono due o tre sprite monocromatici uno sopra l'altro.
Aiuto. Ma gonfiamo. Sono morto. No. Tocca ricominciare da capo tutto il gioco. Mannaggia. No, aspetta, però la spada ce l'ho ancora. Proviamo a tornare dal vecchio. Prendi la mia spada per proteggerti. Ma quindi non ce l'avevamo prima la spada? Mo ce l'ho? Ma quindi questa era... Non era la spada, era il bastone. Forse con la spada andiamo meglio. Vediamo un po'. Ma non me la dà la spada. Se gioco più... mo è spada. No, è spada, è spada. C'ha l'elsa, vedete? Come in Zelda. Vabbè, dai. Sì, l'avevamo già presa la spada, dai. Ma perché torna indietro? Ah, c'era un nemico che mi ha buttato indietro, raga. Sotto cerchiamo di andare avanti, eh. Scheletro, stavolta vado a destra. Il numero e la posizione dei nemici sembrano casuali, eh. No, globone di merda. La pozione mi sa che è tipo un elisir che ti guarisce, forse. Vediamo un po' se si può. Non me le usa però. La schermata menu con la roba è finta, ragazzi, perché non segnala manco la spada che abbiamo preso. Ma vai che questa è una versione tipo alfa. Però cacchio. Tipo i nemici poi che sbattono contro il muro non fanno niente. Cioè, è un po' da sistemare sto gioco, eh. Però per ora ha del potenziale, soprattutto graficamente è molto bello. E poi a Commodore 64 manca un Zelda vero, così è action RPG. Di recente la mitica Sarah Jane Avery ha fatto i due giochi della serie Brille Witch Chronicles, che tra l'altro tratti da suoi due romanzi. È una genia sta Sarah Jane, ha fatto i romanzi, fa i disegni, fa i romanzi, fa illustratrice, romanziera, programmatrice, fa tutto, musici, fa tutto questo. È una genia assoluta. Posso andare nell'acqua? In pratica dicevo, e quelli però sono più RPG classici, sono sì, sono ispirati a Zelda, ma sono molto basati sul dialogo e i combattimenti sono sempre tipo a turni, non è come Zelda che è molto action RPG, vedete? Quindi ci deve essere un potere per spostare i massi. Sono dei blobbini, qua noi scappiamo. Vorrei andare lì, ma è pieno dei blobotti. O c'è una casetta, ora è piena di scheletri qua. La casa è vuota, ma che fregatura è. Vedete, i nemici hanno cambiato posizione casualmente al respawn. Erano su 4 scheletri. Alza sotto si scherere a butta giù, non muore mai. Non muore mai sto stronzo, devi morire. Ecco, se non usciamo e rientriamo, gli scheletri tornano ad S4 e la loro posizione è casuale, quindi c'è anche un... No, siamo morti ancora. Facciamo un terzo e ultimo tentativo, dai. Salta, andiamo su a destra. E dicevo, insomma, c'è un problema con il respawn dei nemici qua, eh. La spada ce l'abbiamo perché il gioco non resetta le variabili, quindi conta che abbiamo ancora la spada che abbiamo preso nella prima partita. Questo gioco è tremendo, ragazzi, non resetta le variabili. Cioè, questa è un'altra partita, non posso avere gli oggetti che ho preso nella partita precedente, no? Li devi resettare le cose che avevamo fatto nell'altra partita. Tipo, resetta la vita, ma non l'inventario. No, sto morendo. Sono come il Venezuela, sono morto. Facciamo un'altra partita, dai. Voglio esplorarla sta demo. Alone and Dangerous, da solo è pericoloso. Chissà quando uscirà sto gioco completo, eh. Non lo so. La demo è uscita di recente, comunque. Che poi si rifà un po', visto che qualche mese fa è uscito il nuovo film di Indiana Jones, che molti l'hanno criticato, ma a me è piaciuto, francamente. Sta anche per uscire un nuovo gioco di Indiana Jones per Xbox, eh.
spero che poi sia in esclusiva a tempo, spero che poi esca anche per PlayStation 5, perché sembra bellissimo. Mi ha ricordato Indiana Jones e la tomba dell'imperatore, gioco uscito per la prima Xbox, io ce l'ho giocato sulla prima Xbox, ma è uscito anche per PlayStation 2. Cioè, allora, la parolata di quel gioco là è che io l'ho giocato sulla prima Xbox, però oltre ad avere la versione Xbox c'è anche quella PlayStation 2. Quella PlayStation 2 è sigillata. Help, aiuto, chi è che ha detto aiuto? C'è un help qua. Un help è uscito fuori. E dicevo, insomma, sulla scia del quarto, no, del quinto film di Indiana Jones, il quarto dimentichiamoci, con il teschio di risalore, era veramente terribile, molto meglio questo. La ruota del destino si doveva chiamare, poi gli hanno cambiato nome al quinto film. La ruota del destino era meglio come nome, invece poi gli hanno voluto cambiare nome. Vabbè, comunque, sulla scia del suo quinto film stanno uscendo varie cose, tra cui tanti giochi ispirati a Indiana Jones, tra cui questo e anche quello per Xbox, che speriamo poi esca anche su PS5, visto che io sono rimasto alla One, alla Xbox One, non c'ho né serie X né serie S. Vabbè ragazzi, per questa volta è tutto, questo era Alone and Dangerous, da solo e pericoloso, gioco fighissimo. Speriamo che esca presto e che sistemino tutti i bug che si vedono ora in questa versione preliminare. Per questa volta è tutto, ciao ragazzi, alla prossima!